No, volevo rinnestarmi su quello, ma tu dimmi, poi inizio con la mia, ma la provocazione è interessante perché si sono fermate. È un dato di fatto che c'è stato un declino delle tecniche che hanno abitato tutto l'Ottocento da un certo periodo in avanti. E le spinte, se, a mio parere, ma non a mio parere, le spinte più grosse sono state due. Una è stata, e qui continuiamo a parlare di Ansel Adams, è stata proprio la spinta verso la street photography, e cioè una fotografia che non passasse attraverso la manipolazione dell'immagine e che contemporaneamente cominciava ad utilizzare ingrandimenti di fotografie stampate per ingrandimento, perché il proliferare di macchine a medio e poi piccolo formato consentiva anche di ottenere certi tipi di fotografie che erano impensabili con i bancorti. E naturalmente, non essendo ancora oggi, nonostante la tecnologia moderna, nessuno ha inventato ingranditori ultraviolette perché ci sono dei limiti tecnici enormi, non è possibile se non per duplicazione e ingrandimento di negativi analogici, quindi molti anni prima dell'avvento del digitale, non è possibile la stampa per ingrandimento. E questo è stato un problema. Non un problema, è stato uno dei fenomeni che hanno favorito questo. La seconda questione è stato anche lo sviluppo dell'industria che ha ribaltato il concetto di amatore e professionista. Nell'Ottocento gli sviluppi forse più importanti venivano dai cosiddetti fotoamatori, perché i professionisti non erano interessati a un certo livello di estetica, i professionisti come oggi, con i matrimoni, nel senso che muratori dovevano arrivare alla fine del mese, dovevano utilizzare delle metodiche semplici, utilizzavano stampe, comunque carte prodotte industrialmente, la pratica di Willis era venduta già sensibilizzata, quasi nessuno sensibilizzava per proprio conto i propri fogli. E si utilizzava un prodotto sufficientemente standard che a un fotografo medio potesse consentire, come oggi, di poter ottenere con poco scarto, con basso costo, dei prodotti che fossero vendibili. Il fotoamatore era quello che aveva a volte competenze o interessi tali per cui per esporre alla rendering piuttosto che alla photo secession ci metteva più soldi, più tempo, più scarti ed era interessato ad un prodotto che noi oggi chiamiamo di fine art, cioè un prodotto più elevato. Quello che è successo invece nel XX secolo è che l'industria ha cominciato a produrre supporti sia pellicole che carte che erano impensabili per il livello qualitativo essere prodotti autonomamente e consentivano invece, se ben utilizzati anche professionisti capaci, di utilizzarli con delle rese importantissime. Cioè abbiamo sotto gli occhi di tutti i risultati, no? Dei grandi fotografi del Novecento. E questo sicuramente ha messo in secondo piano tutte queste metodiche che oltretutto, venendo perse nell'uso comune, diventavano anche difficili, nel senso che non c'erano più maestri che le potessero insegnare. I primi che hanno iniziato, anche per esempio, adesso mi sfugge il nome, quello che tra l'altro in America iniziano dei corsi e soprattutto nella scuola Clarence White. White insegnava queste cose e il suo ragazzo di bottega, che mi sfugge il nome, che è uno dei primi, ha cominciato a scrivere dei libri che erano estremamente imprecisi, perché lui andava a riprendere cose che oramai da 40 anni, 30-40 anni quasi nessuno faceva più. Quindi c'è stato all'inizio anche l'enorme difficoltà di riprendere le tecniche. Irving Penn è diventato matto per ottenere i suoi primi negativi, poi le sue prime stampe. Quindi c'è stata sicuramente un'obsolescenza e una perdita che pian piano ha riguadagnato e ha però riguadagnato sicuramente sotto una spinta differente e si è molto modificata nel tempo. Quindi c'è un perché le cose che si sono morte. In qualche modo mi collego a questa cosa qua.
Tra l'altro la Josemite Valley non è un omaggio voluto ad Ansel Adams, ma è solo lo sfondo del mio computer. Non ho il microfono, scusate. Così va meglio? Ok. Se ne è già parlato, alternative o antiche? A me non piacciono, a me non piace nessuno dei due termini, o meglio, nessuno dei due termini mi sembra che sia in grado di raccontare qualche cosa, se non perché identifica chiaramente una situazione. Tecniche alternative è un termine che rende ragione storicamente di come sono nate, perché sicuramente sono nate anche in spinta polemica e alternativa all'invasione della tecnologia digitale. Mi è capitato, googolando per cercare delle cose, di trovare questa cosa che è di adesso, e non solo dice 5 processi fotografici alternativi che cambiano la convenzione e il realismo, ma se leggete sotto c'è scritto: questi sono i ribelli. E mi sembra che oggi Gli anni 70, da dove mi è partito in America la dicitura fotografie alternative, era il periodo di Filippo di Fiori, non dimentichiamo. Sì, ecco. Però voglio dire, infatti ho detto, questo esprime qualche cosa che storicamente può avere un senso. Molto spesso le pulsioni sono quelle, ma lo sviluppo poi viaggia su altri canali. Dire oggi che gli alternativi sono i ribelli mi sembra un pochettino. Intanto ciò che è fatto in modo reattivo, a mio parere, raramente riesce ad essere originale. Originale non vuol dire essere strambo, vuol dire essere capaci di essere legati all'origine, all'origine di quello che stiamo facendo, e non solo di un'origine storica, ma da un'origine di significato. E anche perché una posizione, per essere in qualche modo vera e significativa, deve essere vera per oggi. Non può essere vera perché era vera un passato, se no altrimenti noi possiamo fare una cosa filologicamente interessante, storicamente interessante. Quei signori che hanno ricostruito la pirosa degli antichi utilizzando gli stessi strumenti degli antichi hanno cercato di fare la fatica di vedere come si faceva a fare una pirosa ai tempi del Paleolitico, però finisce per essere uno studio da storici. Quando noi, se vogliamo essere centrati sul senso di quello che facciamo, il senso è una parola che indica contemporaneamente sia il significato sia le direzioni di dove stiamo andando, ed è per questo che il concetto di essere alternativi vale fino a lì. E la domanda va posta sul senso di quello che facciamo e non sul modo con cui facciamo le cose. La seconda questione, se sono davvero antiche, tenete conto che alcune tecniche sono state reinventate negli anni 80, l'argirotipia, New Chanotype, la crisotipia, che se qualcuno se voglia tempo la vediamo domani, la ziatipia di Sullivan nascono dagli anni 80 e non sarebbero stati possibili prima perché non c'erano conoscenze chimiche, tecnologiche, chimiche in grado di supportare lo sviluppo di questi tipi di processi. Quindi sono assolutamente moderni. Anzi, c'è una cosa che Mike Ware sottolinea e che l'ho letta recentemente e non l'avevo mai colta, e che dà un valore culturalmente secondo me molto interessante a quello che lui ha fatto, e con lui anche Sullivan con la ziatipia, ed è questo: che lo sviluppo tecnologico, perché c'è uno sviluppo tecnologico anche nell'Ottocento di tutte queste tecniche, lo sviluppo tecnologico è sempre stato uno sviluppo basato sullo sviluppo chimico fino a un certo anno, e questo coincide con l'avvento sostanzialmente del digitale, in cui ci si è spostati dallo sviluppo, dall'implementazione chimica all'implementazione su base fisica, lo sviluppo dei sensori. Da allora in avanti tutti i miglioramenti in campo fotografico sono andati in ambito fisico. È molto interessante trovare persone come Sullivan, come Ware, che dimostrano che oggi la tecnologia è in grado di continuare a sviluppare e implementare anche dal punto di vista.
Comunque, queste sono state inventate di sana pianta adesso, ma tutte sono state riprese e migliorate tramite le conoscenze moderne. Raramente noi abbiamo tecniche cosiddette antiche che noi riapplichiamo esattamente allo stesso modo di allora, perché qualche cosa ci abbiamo messo le mani con la tecnologia adesso. Le carte di cui... Sì? No, volevo citare il foto gravure, che oggi è molto difficile da fare. C'è stata la polymer gravure che è stato un passo indietro. Certo. Ho utilizzato dei materiali non tossici, però il risultato tra la foto gravure e la polymer gravure non è paragonabile, perché la foto gravure era molto... No, ma io parlo, per esempio, quando noi facciamo una calligrafia e stiamo prendendo delle 85... varianti della brown print, perché la calligrafia non è mai esistita come tale nel 1800, esistevano delle cose. Siamo andati a prendere per esempio la formula che era quella di Arne Troost, però è una formula modificata, non solo non contiene più la gelatina, ma cambia un pochettino i rapporti di chimici. Quando Dick Stevens ha ripreso la calligrafia, si è rimesso a studiare i rapporti molari che c'erano e ha cambiato la calligrafia tipo 2 di Nicole, modificandola per i rapporti molari. Quella che utilizziamo oggi non è quella di Nicole, anche se è quasi uguale. Voglio dire che è stato modificato anche questo. Le carte, dicevo, sono tecnologicamente avanzate e sono prodotte apposta per questo. Allora c'erano delle carte adeguate, anche le carte hanno fatto la stessa fine, non se ne sono trovate più per tutta una serie di motivi che non abbiamo tempo di dire. Alcune industrie hanno cominciato a fare carte progettandole su questo con tecniche antiche. La produzione di immagini con tecniche antiche usa degli strumenti moderni. Oggi i nostri bromografi non ce li avevano nell'Ottocento. La ripresa e la diffusione dei processi sarebbero stati impossibili senza il web. Fenomeni di nicchia si sviluppano dal maestro al discepolo in uno spazio limitato. Oggi il web ha consentito, c'è una cosa che dice Queen Jacobson, e dice: who revived the process? Chi ha fatto saltare fuori il colloquio? Dice: io darei a lot of credit a Tom Berners-Lee perché ha inventato il World Wide Web. E questo è vero, cioè io ho fatto il colloquio senza impararlo da nessuno perché ho studiato come si faceva e ho guardato un video in cui riuscivo a vedere come facevano a versare sopra la roba, se no diversamente non avrei saputo dove partire. E poi di cosa stiamo parlando? Questo è il colloquio che ho fatto io qualche tempo fa. Allora, la tecnica degli anni 60, quindi... Solo che alle spalle ho una camera oscura, una tenda da pesca su ghiaccio che è in Mylar, costruita da una città canadese che si apre con la tecnologia globale. In mano, per scattare la foto, ho un remote controller per scattare, che è una pompetta con un filo di 15 metri, che è costruito nella prima metà del XX secolo, ma che sono riuscito a trovarla perché l'ho comprata su eBay con la tecnologia e-commerce, che è abbastanza... Le due camere che vedete dietro sono una Synarp degli anni 80 e una Coolplate Magisbeare dall'inizio del secolo, però mentre scattavamo siamo stati ripresi da una telecamera GoPro 3, che era già uscito il 4, che elabora dei file digitali Full HD per mettere su YouTube le immagini della cosa. I ragazzi che sono nati meno di 30 anni fa non hanno mai visto un rubino, se non quelli che possono aver visto da qualcuno. Ho fatto una scansione della lastra in alluminio anodizzato, che è stato inventato nel 23. L'ho fatta con uno scanner moderno e ho dovuto aggiornare il software perché non andava d'accordo col computer con cui lo proietto adesso. Quindi, quando stiamo parlando di tecniche antiche, stiamo parlando di che cosa? Allora, la domanda invece, che però l'abbiamo già fatta qui oggi, ma che non la sento come domanda retorica, è il perché. Cioè, quali sono i motivi che potrebbero spingere oggi i fotografi moderni ad ottenere, a faticare per ottenere stampe che sono ad alto costo, sono impegnative, non ammettono scorciatoie, non permettono di sbagliare e recuperare l'errore se non buttando via un sacco di soldi.
e se uno può lavorare all out, tutto alternativo, e quindi fa negativi analogici, non permettono neanche una grossa manipolazione dell'immagine. La domanda non mi sembra retorica, perché c'è il perché per tutto. C'è chi ha collezionato, è andato sul Guinness dei primati per collezionare lattine di Coca-Cola, e c'è questo signore che fa delle sculture bellissime ai fiammiferi. Quindi, per realtà, si può fare di tutto nella vita. Però mi sembra di vedere quattro motivi che Alberto ha in qualche modo trattato tutti, ma che io provo a, come dire, a condensare in quattro tendenze in qualche modo differenti, alle quali tutti possiamo partecipare, ma in un certo, in una certa misura tra di loro un po' diverse. Sono tendenze che mi sembra di ritrovare facendo un'analisi così statistico-epidemiologica. La prima, che è sicuramente la tendenza meno significativa dal punto di vista culturale, ma non mi sembra influente, come già stato detto, dal punto di vista statistico, è questa spinta generata da un'adesione a critica a un fenomeno di tendenza, che in qualche modo comprende e mescola in modo variabile, da una parte, l'ossequio reso a tutto ciò che è costoso. Tu cosa fai? Platino o palladio? Palladio. Io faccio il platino. Beh, il platino costa di più, e quindi se costa diventa la deferenza verso ciò che sembra molto difficile. Tutto ciò che è difficile ti connota come il fatto che sei più bravo degli altri. L'amore al retro. O addirittura, peggio, la convinzione che si fa queste cose per distinguersi dall'omologazione di massa, in realtà omologandosi da un fenomeno di nicchia. E questo non salva sicuramente né il processo né l'esito. La seconda spinta è, sì, quella alternativa, ma, come dire, la ricerca autentica di fenomeni alternativi all'industrializzazione dei processi, perché tutto ciò che è industrializzato per definizione genera uno standard, e lo standard è necessario all'industria per offrire oggetti di qualità affidabili e ripetibili, che sono un grosso vantaggio, ma bisogna vedere a che livello si pongono. Quanto più basso il livello, tanto più la massificazione industriale non consente di superare qualche cosa. Chi scatta con l'iPhone adesso, per esempio, riesce a scattare delle foto RAW da 5 in avanti, ma non otteneva foto JPEG soltanto prima. E insomma, c'è tutta una serie di problemi. Allora, sicuramente c'è gente che, ci sono strati maggiori di utenza che vogliono produrre esiti di qualità medio-alta per uniformare i risultati e diminuire, per non subire l'uniformità dei risultati, che diminuisce la possibilità di espressione individuale. E questi sono fenomeni appunto critici e strutturati, però in mezzo ci sono anche fenomeni dettati proprio dall'insofferenza per tutto ciò che non è fatto a mano, per cui non si pigliano le medicine perché è roba chimica, si prendono solo i prodotti bio, e dunque ciò che è digitale non va bene perché non va bene perché è digitale. Anche questo è un fenomeno che non ha significato. Qual è il problema? Cioè, qual è il rischio? Che molto spesso si vede che in queste situazioni addirittura l'imprecisione del manufatto sembra quasi la firma di autenticità. Questa è una cosa che io tendo ad accettare molto poco. I violini di Stradivari e di Guarneri sono veramente perfetti. Se noi guardiamo dei tintype, degli ambrotipi dell'Ottocento, uno rimane veramente estasiato. Noi oggi facciamo i più bravi di noi fanno cose imparagonabilmente meno belle dell'Ottocento. Quindi noi non possiamo pensare, io ho sentito da forse era Beniamino Terraneo o forse un altro che ha qualche anno fa tentato di esporre dei collodi in una nota galleria, e gli hanno detto che no, il collodio deve essere tutto rovinato in giro, quelli lì erano belli. Timmermans, non glieli hanno accettati perché erano troppo fatti bene, insomma. In realtà, da una parte c'è questo, dall'altra
c'è anche un'altra cosa, cioè che uno si nasconde dietro l'imprecisione del manufatto, che è la firma dell'incapacità, per cui quanto più è fatto male, allora si vede che è fatto davvero a mano. Vaglielo dire ad Ansel Adams, o vaglielo dire anche a Stiglitz, piuttosto che anche alla Cameron, potranno non piacere lo sfocato, ma le sue albumine non erano dovute. Terza e penultima posizione, che sicuramente è una delle posizioni che accomuna la maggior parte delle persone, anche serie, ma che può ancora non essere sufficiente, cioè quella del lavoro artigianale, cioè del lavoro fatto bene. E questo è già un bel modo di partire, secondo me. Che è il piacere intanto di governare un processo e di poterlo determinare in tutte le sue fasi, cosa che con certe tecniche sei veramente obbligato a fare, perché non ti viene niente. Anche per questo, come qualcuno ha già detto, diventano anche propedeutiche ed educative per chi usa il digitale. È più difficile usare qualcosa di automatico che qualcosa di manuale, perché il manuale è senza rete, l'automatico c'è il rischio che invece di usare tu la macchina, è la macchina che usa te. Il secondo, determinarlo appunto in tutte le sue fasi, per cui poter prevedere e far venire fuori quello che vuoi tu e non quello che vuole il processo. Sicuramente mettere a frutto doti, propensioni, capacità e attitudini che avrebbero poco spazio diversamente, e anche realizzare se stessi nel fare, che è una bella cosa. Dove sta il rischio di, se la posizione resta qui, che uno si dimentica il senso di quello che fa, perché è appagato dall'averlo fatto bene. Col collodio, ci siamo passati tutti quelli che facciamo collodio, è così. Cioè il collodio è talmente magico che uno scatta un'altra foto per rivedere di nuovo quando la finisce, quando la sviluppa, poi la foto non importa. Ma è troppo bello il collodio, voglio dire, e questo bisogna stare attenti. L'ultima che ho, come dire, rubricato con l'amore alla bellezza, anche se capisco che il termine bellezza è molto inflazionato, però è più inflazionato perché è un termine che conta, tutti vogliamo delle cose belle, è quella cosa che non distingue tra il processo e l'esito, e che interpreta il senso dell'azione intanto sia come direzione del cammino che come significato ultimo, tiene assieme tutti i momenti del lavoro. La cosa interessante è che tutto il processo, la tecnica compresa, è finalizzata all'opera finita, il cui esito ultimo inizia a prendere la consistenza di un'opera d'arte. Mi stanno chiamando da due telefoni e poi li chiamerò, dove appunto quello che conta è che è tenuto dentro tutto. Allora davvero essere leali alla tecnica è una parte non indifferente del risultato finale, perché è contenuta nell'esito finale, ma serve per incanalarla verso qualche cosa nella quale uno si realizza, in cui l'immagine finale ha il suo significato. E questa posizione è interessante anche perché non è alternativa a nulla, non segue la moda, usa una tecnica come strumento per esprimersi, che anche se inizia già nella forma del lavoro è talmente legato al risultato da vivere anche delle tensioni e delle fatiche di chi l'ha generato, a volte solo di chi l'ha generato, perché chi lo vede forse non se ne rende conto, ma come con qualsiasi opera d'arte. Io volevo aggiungere una cosa, volevo dire che c'è anche il piacere dell'imprevisto e il piacere della sperimentazione, che non è una cosa da poco, insomma. Cioè facendo una cosa fatta a mano da solo, che comunque parte da scritti antichi e con prodotti utilizzati adesso, eccetera, cioè lascia anche davanti all'imprevisto di non sapere esattamente. Il piacere del fare. Beh, anche del non sapere esattamente cosa uscirà. Che non è una cosa di poco conto, perché l'artista sperimenta e gli piace provare. Direi che sono emersi diversi punti su cui possiamo riflettere, con alcuni punti in disaccordo e in accordo. Mi permetto solo di aggiungere una cosa, per me che non faccio tecniche antiche, quindi manualmente non mi metto a fare, ma che le vivo dall'esterno, che le vedo, che le studio, è una cosa che un perché
farle, vista dall'esterno, potrebbe essere anche quello della, di una concezione anche del tempo diverso, del tempo, quindi di prendersi del tempo che è diverso rispetto al tempo accelerato in cui siamo, in cui scattiamo anche milioni di fotografie. Quindi rivalutare anche questo aspetto del, della nostra vita attraverso questi procedimenti, almeno per, anche se non le faccio, mi piace vederlo, quindi è, una, è un fattore che apprezzo. Quindi ringrazio tutti voi. Le fotografie con cosa le fate? Perché voi avete parlato del processo di scatto. Ah sì sì, cioè con cosa realizziamo lo scatto? E ognuno le fa in maniera da diversa, che utilizza delle macchine analogiche di grande formato, più digitale, facendo il negativo digitale, sono tutte cose. Io uso quasi solo grande formato. Perché vedendo la mostra che è stata esposta, mi sembra che sia molto incentrata sulla fotografia artistica, no? Non sulla fotografia. La fotografia non è solo fotografia artistica, nel senso c'è la street, c'è la compasso, c'è che ne so, la fotografia astronomica, medica e tutto quello. Mi sembra che invece questa passione, chiamiamola così, perché questa non è una passione, e diventa molto una passione, come avete detto voi, sull'artigiano, no? Non è industriale, ma artigiano. Però mi sembra che tratti solamente una branca di, della fotografia, che è quella artistica, che per carità io l'ho trovate eccezionale queste stampe, che comunque hanno un valore in sé. Però mi sembra un po' settaria questo, come dire, penso che io non ho visto nessuna foto di street stampata in. Nessuna, scusa, foto? Di street, foto, ah, di street, no? Di street, come. Sì, sì, sì. Ah, ma sono un po' sordo. No, no, scusate. Nessuna fotografia sportiva, anche se probabilmente può essere fatta, però tende moltissimo a essere artistica, no? Quindi un po' serale, certo, un po' militare, quindi che si, forse si gira un po' su se stessa. Beh, allora, quando i domenicani facevano delle discussioni, prima facevano l'esplicazio terminorum per evitare che uno usasse dei lemmi in modi differenti. Quindi capisco cosa vuoi dire, secondo me la street photography è artistica, può essere artistica allo stesso modo. Quindi, però allora ci sono dei limiti tecnici non insuperabili, nelle quali se uno scatta in 35 mm in 6x6, se vuole poi stampare delle foto 30-40 e vuole mantenersi nell'all-alt, nel rigido analogico, deve fare ingrandimenti analogici. Poi da qui parte tutto il problema dell'ingrandimento della scansione, del negativo, se è un negativo, e della possibilità di utilizzare poi negativi digitali con i quali tu puoi riprodurre qualsiasi scatto indipendentemente dal supporto iniziale, o perché lo digitalizzi o perché comunque è uno scatto già digitale. Da questo punto di vista tu puoi fare la foto sportiva, la foto di qualsiasi tipo, sapendo che con queste tecniche con la maggior parte viene monocromatica, anche se tu con la gomma bicromatata e con altri processi puoi ottenere anche la separazione di colori e ottenere foto in separazione, appunto. Per cui da un certo punto di vista non c'è neanche limite a questo. Irving Penn faceva le foto di moda con il platino, che non era tipico, per ottenere certi risultati. Sicuramente le persone che oggi utilizzano tecniche alternative di stampa provengono da circuiti che la intendono così, ma sarebbe interessante una street photography poi con il gusto di stamparsela diversamente e stamparsela magari in platino, in gomma, in carbone, in calitipia, come diavolo ti pare, sempre perché, e questo sarebbe un modo di contribuire in modo interessante a questo.